Cipolla è la protagonista della storia di Certaldo, un antico borgo medievale situato nelle splendide colline della Valdelsa in Toscana. Citata da Boccaccio nel Decamerone, la cipolla di Certaldo troneggia nello stemma del comune a simboleggiare una civiltà contadina di antichissime tradizioni. Ne esistono due varietà, seminate in periodi diversi dell'anno. La statina, di forma tonda e colore tendente al viola, viene consumata fresca nei mesi estivi, e la vernina, schiacciata ai poli, di colore rosso intenso e il caratteristico sapore pungente che si trova da fine agosto per tutto il periodo invernale. In questa puntata di Firenze a tavola scopriremo insieme tutte le peculiarità che fanno della cipolla di Certaldo un prodotto unico e buonissimo. Presso il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Firenze sono state effettuate analisi chimiche e organolettiche sulle due cipolle di Certaldo, la statina e la vernina. Le analisi chimiche di base hanno rilevato un basso apporto calorico e un alto contenuto di oligoelementi, una notevole quantità di polifenoli contenuti in questi due ortaggi che conferiscono al prodotto le conosciute proprietà benefiche riguardanti l'apparato respiratorio, riguardanti proprietà antibiotiche e antisettiche della cipolla. Nella cipolla di Certaldo esistono due varietà, la varietà statina e la varietà vernina. La varietà statina è un cipollotto che noi di solito mettiamo in campo verso ottobre e cerchiamo di levare da marzo ad aprile in poi. È una cipolla dolce che possiamo mangiare benissimo cruda. L'altra varietà è la varietà vernina che noi mettiamo in campo da gennaio a febbraio, dipende dalla stagione, e cerchiamo di tirare via dal campo da luglio a settembre. È una varietà un po' più piccantina. Ottima sono le famose cipolle ripiene, la zuppa di cipolla e il famoso lesso rifatto, conosciuto anche come francesina, perché quando Caterina de' Medici andò in Francia portò con sé le famose cipolle di Certaldo. La cipolla ha moltissime virtù farmacologiche, tanto che può essere definita una terapia naturale. Iniziamo dall'apparato digerente perché aiuta la digestione, partecipa alla protezione della flora batterica intestinale, quindi aiuta il sistema immunitario. La grande presenza di antiossidanti, soprattutto si tratta di quercetina e di antociani, fa sì che la cipolla è utilissima nell'apparato cardiocircolatorio, lo protegge, addirittura fluidifica il sangue, quindi ci difende dall'infarto del cuore, dall'ittus cerebrale, ma anche dall'insufficienza renale, protegge nei confronti dei tumori, ma anche combatte, cura i tumori insieme ovviamente ad altre terapie. La presenza di sostanze solforate fa sì che la cipolla protegga dall'asma, dalle bronchiti ed anche dalla insufficienza respiratoria. E la cipolla ha un'azione antipertensiva, ha un'azione anticolesterolo, antidiabete. Più hanno sapore di cipolle, più hanno effetti farmacologici. E oltretutto permettono di usare meno sale. Sapete, il sale fa male, non aiuta la pressione sanguigna a rimanere nella norma. L'altra cosa che vorrei dirvi è che quando le pulite cercate di togliere solamente la pellicina più esterna, ma evitate di togliere la prima porzione, la prima fetta carnosa della cipolla, forse un po' più fibrosa, ma sicuramente anche la parte più importante, perché contiene circa il 70% delle sostanze farmacologiche della cipolla. Io l'ho inserito la cipolla in un gruppo di alimenti che ho chiamato i cibofarmaci, proprio per le loro virtù farmacologiche che posseggono. Eccoci finalmente in cucina a lavorare la regina degli ingredienti, la cipolla di Certaldo. E la vediamo in tante preparazioni. Prendiamo la statina, ovvero il cipollotto fresco, e ne facciamo un carpaccio condito soltanto con olio, sale e aceto balsamico. Veniamo invece alla vernina riempita di verdura e gratinata in forno 15 minuti, oppure la francesina, ovvero il lesso rifatto, con le cipolle e il pomodoro dentro un cestino di pane. Ma facciamo insieme la zuppa di cipolle. Gli ingredienti sono cipolla, patata, pepe, olio e pane raffermo. Andiamo a prendere le cipolle, le sbucciamo e le affettiamo sottili, quindi le mettiamo in padella con dell'olio a temperatura ambiente, le facciamo andare e quindi imbiondire fino a che non saranno trasparenti per più o meno 20 minuti. Fatto questo, prendiamo le patate, le sbucciamo, le affettiamo sottili e le aggiungiamo alle cipolle. Quindi il brodo vegetale e lasceremo cuocere per più o meno 25 minuti. Nel frattempo prenderemo il pane toscano, lo priveremo della crosta, lo taglieremo in piccoli cubetti e lo salteremo in padella con un pochino di olio. Andiamo quindi a prendere la nostra zuppa e la passeremo attraverso il setaccio. Quindi lo andremo a servire condendo con olio,
sale, pepe e i crostini di pane toscano. Coltivata da sempre nei terreni sciolti intorno al borgo medievale, la cipolla di Certaldo ha le potenzialità per tornare ad essere un elemento trainante dell'economia locale. Attualmente viene venduta sfusa sui mercati del circondario e nei supermercati toscani.